Bene, siamo nelle terre delle Cosserie, dopo tanti giorni di acquazzoni, vento, siamo riusciti anche a piedi, visto che le strade sono tranciate, a scendere in questa vallata, in questo fiume, e oggi cercheremo di piantare, ecco così, la cipolla di Tropea, la classica cipolla che c'ha il marchio anche DOP, quella cipolla profumata appunto di Tropea, che ha quella sua caratteristica dolciastra e che non punge molto al palato. Bene, adesso ne pianteremo più o meno 200 di queste cipolle in questi solchi che abbiamo già comunque predisposto stamattina. Ecco la cipolla di Tropea, noi l'abbiamo comprata con la zolletta di terra perché è più facile che possa farcela anche nelle condizioni avverse. Bene, adesso passeremo alla posa della cipolla di Tropea. Di sovente la cipolla si pianta, si mette in posa abbastanza ravvicinata, nel senso che si può utilizzare poco spazio per mettere tante piantine. Visto che in questa zona c'è molta siccità durante l'estate, stiamo preferendo da qualche tempo piantarla, ecco, in solchi distanziati, un po' come quelli della fagiolina. E sul solco lasceremo a meno, tra una piantina e l'altra, a meno 15 cm, in modo di poterla deserbare nel momento in cui si devono cacciare le piantine selvatiche, quindi le erbacce, e nello stesso tempo rimuoverla, visto che questa consistenza della terra è anche un po' argillosa. Con questo sistema si riesce a produrre una cipolla più vigorosa, più grossa e anche più di qualità, ecco. Noi per fare queste buche utilizziamo anche un pezzo di bastone di legno un po' appuntito. Poi si passa in questo modo, si scende almeno per 7-8 cm. State abbastanza in profondità perché avete poi una cipolla più vigorosa, anche perché in questo periodo è soggetto a pioggia, quindi è meglio stare più in profondità. Fate queste buchette per ogni 15 cm, si passa di fatto a inserire le cipolle. Basta adagiarle in queste buchette che avete fatto lungo tutto il solco e dopodiché si coprono anche con le mani volendo o aiutandosi col bastone. Così. Ecco qua. Adesso per tutta la fila, per tutti i solchi allo stesso modo. Diciamo che ne abbiamo almeno 200 da piantare, ecco. Poi volendo si può fare un movimento in questo modo e le chiudete con questo bastone, così volendo anche con le mani si può fare la stessa cosa. Bene, abbiamo preparato questi due letti di terra piccolissimi, adesso in questo punto metteremo praticamente in queste due zone del cetriolo e della zucchina. Visto che già siamo verso la metà di marzo, conviene già seminare qualche sementa. Utilizzeremo anche la pallacciamatura, questo telo, perché di sovente quasi forma troppa erba, eviteremo di fare troppo lavoro dopo e non facciamo in modo che le erbacce infestino queste zucchine, che sono molto buone e saporite durante il periodo anche estivo, ecco così. Appena abbiamo piazzato questa pallacciamatura in questi due punti, bene, abbiamo fatto dei forellini con un pezzo di legno, visto che siamo oggi di fretta, e abbiamo piantato tanti semini di cetrioli e anche di zucchine. La pallacciamatura è una cosa intelligente perché, oltre che riesce a mantenere calda la temperatura, visto che ancora fa freddo la sera, non fa nascere l'erbaccia, che poi di fatto diventa gravosa per le piantine.
In questo caso poi nasceranno senza erba infestante e avranno uno sviluppo maggiore e meno malattie. Bene, in questo piccolo rudere che abbiamo realizzato, adesso faremo il semenziario. Praticamente tutte le piantine di pomodoro, vuol dire Rio Grande, il pomodoro San Marzano, il corleonese, quello di insalata, le menzana, pepe salvatore, peperoncino piccante, andranno in questo praticamente letto di terra. Bisogna avere una terra molto grassa, abbastanza drenante, ricca e nello stesso tempo abbastanza fine, quindi una terra abbastanza finissima, ecco. Poi praticamente vanno cosparse delle bustine varie in ogni punto. Ricordatevi quello che piantate, quindi lasciate magari vicino là anche la carta, praticamente la convenzione, in modo che sapete di quale pomodoro si tratta, di quale sementa si tratta, ecco. Dopodiché basta creare un po' un drenaggio di questa terra, vedete, seminata abbastanza largamente. Dopodiché basta mettere un po' di sabbia sopra con le mani, in modo che ce la sfarinate sopra. Per circa un centimetro, circa 2 centimetri di sabbia sono sufficienti. Dopodiché questa struttura, oggi non abbiamo tempo, verrà coperta con un nylon in politene, in modo da favorire la crescita più veloce e nello stesso tempo non avere condizionamenti climatici. Bene, il nostro semenziario è stato completato, come vedete è stato settoriato in più caselle, chiamiamole così. In ogni casella dove abbiamo messo vicino la sua confezione, abbiamo praticamente messo a dimora tanti semini di qualsiasi ortaggio, vuol dire pomodoro, le menzana, peperoncino. Adesso, se tutto va bene, fra 15 giorni cominceranno a spuntare le prime piantine e poi mano a mano andranno praticamente abbeverate, diciamo anche quasi tutti i giorni quando fa caldo. Se volete invece potete coprire con un telo di politene, magari facendo un'impalcatura, così almeno potete abbeverarli una volta a settimana. Bene, anche in questa giornata che abbiamo completato entro le 15 del pomeriggio, abbiamo praticamente fatto una seminata di ceci, giusto giusto ci servono per le cornie, non ne facciamo tanti in questa zona. Nella nostra zona non vanno molto le coltivazioni dei ceci e io ogni tanto ne pianto un lettino di terra per le cornie, li mangiamo freschi, che sono molto sfiziosi e stuzzicosi quando praticamente sono teneri. Bene, con questa ripresa vi salutiamo dalle Coserie, provincia di Cosenza, quindi nella zona di Cropalate, nel versante delle Coserie. Alla prossima occasione da Michele Expert. Che terre delle Coserie, dopo tanti giorni di acquazzoni, vento, siamo riusciti anche a piedi, visto che le strade sono tranciate, a scendere in questa vallata, in questo fiume. E oggi cercheremo di piantare, ecco così, la cipolla nitropea.